Genova e... Quanti anni oggi, Aureliano? Io? Sì. Ma non ne faccio conti io, faccio sempre la rovescia. Il conto alla rovescia, non posso dire quando dico ho vinto le Olimpiadi 52, fanno il conto, sono già che ne ho 36. Bravo Aureliano, complimenti, è stato un grande pugile, così come un grande pugile è stato Musso. Musso ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 60. Ricorderete, grande squadra azzurra, vinsero loro anche Benvenuti e De Piccoli e conquistammo 3 medaglie d'argento. Dove vive Musso? Ad Acqui Terme. Acqui Terme, quindi siamo in Piemonte. Siamo a 100 km di qua, sono un pensionato delle Poste e dirigo una società di pugilato, la Okma Box di Acqui, con diversi ragazzi che vanno abbastanza bene. Tra l'altro anche un professionista che ultimamente ha vinto, l'altro ieri, ha vinto per KO nel Veneto con un buon pugile. Bene, grazie a Musso, grazie a Bolognesi, andiamo avanti. Allora, abbiamo stasera questo campionato italiano dei supermedi tra Bocchini e Nardiello. C'è da dire che purtroppo al peso Vincenzo Nardiello non ha superato l'esame della bilancia, non è riuscito a rientrare nei limiti della categoria. Il match a termini di regolamento si svolge ugualmente con questa particolarità: qualunque sia il risultato, Massimiliano Bocchini, il campione in carica, conserverà il titolo. Sarà valido solo il risultato, ma non agli effetti della aggiudicazione della corona tricolore. Quindi un match valido solo virtualmente per il titolo italiano, ma nella sostanza il campione resterà sempre Massimiliano Bocchini. Ecco il record di Massimiliano Bocchini, che è un guardia-destra, così come il suo avversario Vincenzo Nardiello. Dobbiamo dire che il fatto che Nardiello non abbia superato l'esame della bilancia ha creato molti malumori, ha tirato qualche critica al pugile laziale. In effetti Nardiello avrebbe dovuto non incorrere in questo infortunio, che mostra tutto sommato una professionalità non all'altezza. La realtà è anche effettivamente che Nardiello ha grossi problemi di peso e lo ha dimostrato anche nel match per l'Europeo perso in Francia qualche mese fa con Sellier, dove appunto Nardiello si presentò a 3 giorni dal match con 3-4 kg in più del peso previsto, riuscì poi a rientrare nei limiti ma con sacrifici tali che fu travolto da Sellier. Nardiello è pugile, Nardiello è l'altro pugile che vi faremo vedere tra qualche istante. Nardiello, dicevo, è il pugile che è diventato, ha avuto la sua notorietà soprattutto nelle sconfitte. Perse a Seul contro il coreano Park Si-un in semifinale, fu rapinato del verdetto, la sua protesta fu clamorosamente seguita dalla televisione. Poi Nardiello passò professionista, buon inizio di carriera nel 91, il 13 dicembre a Parigi affrontò per il mondiale WBA dei supermedi Victor Cordoba e fu battuto all'11ª ripresa, ma fece un grandissimo match. Poi ha fallito un tentativo europeo con Ray Close, poi invece ha vinto l'europeo contro Galvano, europeo che poi ha perso con Sellier. Stasera avrebbe potuto diventare campione italiano, comunque affronta sulla distanza delle 12 riprese in questa serata organizzata da Elio Cotina il campione Massimiliano Bocchini. Nardiello pantaloncini gialli, pantaloncini bianchi per Massimiliano Bocchini. Inizio subito vivace da parte di Nardiello, che va a segno col sinistro al volto. Ancora Nardiello a segno, l'arbitro dell'incontro è Urso di Napoli, i giudici sono Montagnini di Perugia e Mancini di Roma. Alla bilancia Nardiello ha fatto accusare poco meno di 500 grammi sopra il limite della categoria, il limite di 76-204.
Matteo, lui è andato su e vedete Nardiello ha già messo al tappeto Massimiliano Bocchini, subito in difficoltà Bocchini è andato al tappeto, dopo il conteggio Nardiello va ancora avanti, ancora all'attacco, in difficoltà Massimiliano Bocchini, non sappiamo quanto potrà resistere. Attacca ancora Nardiello, poi ha subito un destro dritto Nardiello, lo vediamo fermo sul tronco Bocchini in grossa difficoltà. Ancora destri di Nardiello, si porta a distanza Bocchini cercando di recuperare, di riprendere fiato, ma è in difficoltà, vedete, prende quasi tutti i colpi di Nardiello. Lega Bocchini, ha interesse a far passare i secondi. Urso invita Nardiello a fare un passo indietro al break, sono momenti che servono a Bocchini per recuperare. E con il destro sul sinistro, e via, e via. Il destro di Bocchini a segno, non lottare, non fare forza. Dalla sensazione di aver recuperato un po' Bocchini, è sempre lui a centro ring, attacca ora Bocchini. Tocca col destro al corpo Bocchini, si fa più intraprendente Bocchini. Sinistro di Nardiello a segno al volto. Lavorano entrambi al corpo. Hai recuperato Bocchini. Vediamo se riesce a tenere a bada Nardiello sino alla conclusione della ripresa, ripresa appunto terminata ora, quindi un round caratterizzato dall'atterramento da parte di Vincenzo Nardiello. Ecco Bocchini con Bruno Arcari, ora siamo passati all'angolo di Nardiello, rivediamo, Luna ci fa rivedere il regista l'atterramento, il sinistro doppiato, vedete il gancio sinistro di Nardiello doppiato che ha messo al tappeto Massimiliano Bocchini, era un minuto, trascorso un minuto, rivediamo, vedete Nardiello all'attacco, osserva l'avversario, subisce un destro dritto, poi viene interrotto questo rally. Ecco Massimiliano Bocchini che ascolta i consigli di Bruno Arcari, inizio in salita per Bocchini. Bocchini è di Spoleto, ha 28 anni, Nardiello è di Ostia ed ha anche egli 28 anni. Seconda ripresa. Stiamo parlando da Spotorno, provincia di Savona. Nardiello è un buon combattente, non ha grandi qualità tecnica ma un grande coraggio, grande temperamento. Il sinistro ancora di Nardiello è andato a segno e Bocchini al tappeto, guarda l'angolo Bocchini. Vediamo se riesce a recuperare, dice di sì all'arbitro, vuole continuare, riprende il match. Avete visto il sinistro di Nardiello mandare al tappeto Bocchini, vediamo se riesce a resistere Bocchini alla furia di Nardiello che va ancora a segno col suo sinistro, destro sinistro, serie di colpi ancora di Nardiello, Bocchini in grossa difficoltà, attacca Nardiello. Insiste il pugile laziale, destro terribile ancora di Nardiello, difesa molto difficile da parte di Bocchini, non ha recuperato dopo il conteggio, l'atterramento subito all'inizio del round.
Attacca ancora Nardiello, vediamo Balfermo sulle gambe, Bocchini. Vai con il destro. Ha provato il gancio destro Nardiello, parzialmente a segno. Ancora il pugile laziale cerca di centrare il bersaglio e di chiudere il match a questa possibilità. A vuoto Bocchini in un disperato tentativo col sinistro. Il sinistro ancora di Nardiello, preciso al volto. Destro, destro, prossimo. Dai, punta, destro, prossimo. Ancora. Via, via, passano i secondi, cerca di recuperare per quanto può Bocchini. Scontro con la testa, si lamenta platealmente Nardiello. Via al destro, via, via. 1, 2, 3. Ed è finita la seconda ripresa. Come la prima, un atterramento di Bocchini, che però è riuscita a concludere il round. Vedete l'angolo di Nardiello con José Menno, il padre di Vincenzo Nardiello, Raffaele, che segue all'angolo il figlio. E ora siamo all'angolo di Massimiliano Bocchini, secondo atterramento per lui. Rivediamo, è un sinistro il colpo che manda al tappeto Bocchini, eccolo, vedete, un sinistro, un diretto preciso alla punta del mento che ha spedito al tappeto Bocchini. Bocchini, subito il colpo, ha guardato l'angolo, sembrava quasi volesse abbandonare, ma poi abbiamo visto proprio una sua reazione d'orgoglio, si è rialzato, mostrava una certa rabbia ed è riuscito a concludere la seconda ripresa. Match tutto in salita per Bocchini, facile sinora per Nardiello. Due round, due atterramenti per Bocchini. Questa è la terza ripresa, stiamo trasmettendo da Spotorno. Se Nardiello vince, acquisisce soltanto una vittoria ma non conquista la corona. E ripetiamo, perché non è riuscito a rientrare nei limiti di peso stamane. Alle 11 ci sono state le operazioni di peso. Un destro doppiato terribile di Nardiello, mette ancora al tappeto Bocchini, si rialza ancora Bocchini, ma l'arbitro Urso dice che non può continuare. Quindi Bocchini KO, KO tecnico, esplode la rabbia, vedete la grinta di Vincenzo Nardiello, che torna al successo spazzando via in meno di tre riprese Massimiliano Bocchini. È stata una vittoria nettissima quella di Nardiello. Due atterramenti nelle precedenti riprese, un atterramento per ripresa, e anche in questo terzo round era andato subito al tappeto Bocchini, si è rialzato, voleva anche proseguire Bocchini, che ha mostrato grande coraggio, grande determinazione, ma giustamente l'arbitro Urso lo ha dichiarato KO. Vedete, avete appena visto il terzo e definitivo atterramento di Bocchini. Splendido Nardiello, vedete questo destro micidiale, poi doppiato, eccolo qua. Ma Bocchini aveva già sentito il primo destro, si era rialzato, ripetiamo, voleva proseguire, ma giustamente Urso
ha decretato la fine del match. Bocchini ormai era in balia di Nardiello, quindi Nardiello vince l'incontro ma non conquista la corona. Ripetiamo, non ha superato il peso stamane, quindi per Nardiello una soddisfazione parziale. Nardiello diceva prima negli spogliatoi che ha bisogno di stimoli importanti, fatica a rientrare nella categoria dei supermedi, può continuare, diceva prima, posso continuare solo se ho davanti a me grossi stimoli, quindi campionati d'Europa o campionati mondiali, ma è chiaro che se non riesce a superare il peso nessun traguardo è per lui possibile. Vince. Eccoci al verdetto ufficiale. Vincenzo Nardiello. Nardiello quindi vince prima del limite. Noi, considerato che il match è terminato in meno di 3 riprese, vi faremo vedere un altro incontro. Ricordo comunque quello tra Marinoni e Braida. Ecco dunque il match dei pesi welter, 6 riprese tra Fabio Marinoni e il pugile con i capelli rasati a zero e Massimo Braida. Sono due pugili alle prime esperienze professionistiche. Marinoni, ripetiamo, il pugile che ha i capelli rasati totalmente, ha un solo incontro da professionista all'attivo e l'ha vinto. Il suo avversario Braida ha 5 incontri, 3 vittorie e 2 sconfitte. Marinoni ha i pantaloncini bianchi con una striscia rossa al centro della vita. Il match è sulla distanza delle 6 riprese. Sono due ragazzi di buon temperamento. Vedete, Marinoni si è messo a centro ring, è più basso rispetto a Braida. Attacca Marinoni, mette alle corde all'angolo Braida, scambio intenso, risponde con coraggio Braida, azione molto intensa da parte di Marinoni che viene avanti, porta i suoi ganci su Braida che boxa di rimessa, cerca di girare attorno all'avversario facendo uso del jab sinistro Braida. Sinistro dritto di Marinoni è andato a segno al volto. Destro di Braida, che era riuscito ad allontanare da sé Marinoni. Marinoni ha una pressione costante, viene sempre avanti a cercare l'avversario, porta i colpi soprattutto con il gancio Marinoni. Braida è più alto, sembra meglio impostato stilisticamente Braida, l'abbiamo visto portare ora un montante destro, ha ripetuto il colpo Braida ed è andato a segno col montante destro doppiato dal gancio sinistro. Qualche avvertimento a Braida per trattenute. È un po' difficile da boxare Marinoni perché ha una grande carica agonistica, attacca con molta decisione, non dà soste al ritmo del match.
Dio, Marinoni viene sempre avanti in calza Braida, che vedete inquadrato. Fatica Braida a tenere a distanza Marinoni. Eccolo con Arcari Marinoni, dotato di buon temperamento questo ragazzo. Ecco Egidio Luna ci fa rivedere una fase del round, vedete Marinoni all'attacco, Braida è riuscito in qualche modo a evitare qualche colpo, ma non tutti, una serie di ganci di Marinoni che Braida in parte ha assorbito arretrando col busto. Questa è la seconda ripresa. Sempre avanti, vedete Marinoni cercando la distanza per far partire i suoi ganci. Vedete molto mobile di gambe Braida, cerca proprio col movimento di sottrarsi all'azione insistente di Marinoni. Buono questo sinistro di sbarramento da parte di Braida, un jab al volto, poi due destri a segno da parte di Marinoni, il primo al corpo, il secondo al volto. Braida è un pugile che per le sue caratteristiche strutturali, fisiche, preferisce combattere a distanza, a media e lunga distanza, ma invece l'avversario, un piccoletto tutto pepe, ama la lotta serrata, due pugili dalle caratteristiche diverse. Il destro e poi il sinistro assorbito dal guantone di Braida, il destro era andato parzialmente a segno. Buone schivate da parte di Marinoni, destro in chiusura di scambio da parte di Marinoni, scambio intenso. Viene contato su questo colpo Braida, che scuote il capo, era anche un po' sbilanciato per la verità Braida. Comunque c'è stato il conteggio. L'arbitro La Gala ha contato Braida. Ed è finita la ripresa. Egidio Luna ci farà rivedere questo atterramento, che è stato l'episodio saliente di questa seconda ripresa appena conclusa. Ecco, rivediamo. C'è il sinistro, però effettivamente avete visto, c'è stato sì il sinistro, ma ha ragione di lamentarsi Braida. È andato al tappeto perché arretrando, proprio nel tentativo di schivare il colpo, aveva portato all'indietro il busto, quindi tutto il peso del corpo era andato verso l'indietro, e nel portare anche le gambe fuori dalla portata dell'avversario, ecco rivediamo, è scivolato, gli è mancato l'appoggio più che altro, quindi c'era e non c'era questo atterramento. E siamo alla terza ripresa.
atterramento tra i professionisti viene conteggiato con un punto di penalizzazione al pugile che l'ha subito. Braida sta prendendo un po' più le misure dell'avversario. Marinoni spende molto nel suo attaccare. Qualche richiamo ai due pugili, semplici avvertimenti. A vuoto questi colpi in gancio di Marinoni. Buono il destro di Marinoni, ancora Marinoni a segno, insiste Marinoni, ha sentito questi colpi Braida. È molto confusa l'azione di Marinoni, ma è comunque abbastanza efficace. Ancora un sinistro in gancio di Marinoni, parzialmente a segno, ancora trattenute da parte di Braida. Si affida soprattutto alla potenza Marinoni, vedete, viene avanti, tocca in chiusura col sinistro, poi il destro d'anticipo da parte di Braida al volto. Cerca di portare colpi dritti Braida. Vedete il suo sinistro, poi il destro di Braida è andato a segno al volto. Sembra farsi un po' più prevedibile la box di Marinoni. Quando attacca e riesce a guadagnare la distanza, Marinoni è indubbiamente molto pericoloso. Finisce la terza ripresa, molto combattuta questa ripresa, ha speso molto, spende molto Marinoni. Vedete Braida all'angolo, c'è il suo maestro, poi il procuratore Gatti. È un match abbastanza equilibrato. Finta di andare, esce a porta. Marinoni, il pugile, i capelli, eccolo inquadrato a zero. Marinoni è un bel combattente, un fighter sul piano della tecnica, ha poche qualità, ma è indubbiamente un ragazzo dotato di grande coraggio, di grande temperamento e di una discreta efficacia. Nella seconda ripresa è riuscito anche in qualche modo a infliggere un atterramento a Braida. Questa è la quarta ripresa, match previsto sui 6 round. Ecco Marinoni, Braida si difende bene, cerca di allontanare da sé l'avversario per poter far partire le sue lunghe braccia.
con più facilità. Impresa non facile per Braida, perché Marinoni gli è sempre addosso. Serie di ganci di Marinoni, non tutti precisi, ma vedete Braida non riesce proprio a interrompere l'azione del suo avversario, non sa proprio come contenerlo. Braida è costretto a legare. Non è ordinata la box di Marinoni, quindi alla fine i risultati non sono eccezionali. Ecco all'angolo Braida, ha difficoltà a fermare l'avversario. Buono questo destro di Braida. Braida, abbiamo visto poco fa, allungava il sinistro per inquadrare l'avversario, poi faceva partire il destro. In una circostanza il suo destro è dritto, è andato a segno con precisione al volto. Il destro di Marinoni al corpo, poi ora al volto, un destro dritto. Montante destro di Braida, buon colpo, ancora il montante destro di Braida, il terzo montante destro, ancora il destro. Braida sta usando il montante destro, si è accorto che Marinoni non ha trovato la contromisura al montante destro e Braida ha insistito andando più volte a segno, ma Marinoni, vedete, attacca comunque con grande determinazione. Finisce la ripresa, grande combattente Marinoni, Fabio Marinoni, genovese 24enne, al suo secondo incontro da professionista. Eccolo inquadrato con Arcari all'angolo e viene letteralmente inseguito da Marinoni. Braida, questa è la quinta ripresa. È in vantaggio nel punteggio Marinoni, più continua la sua azione, ha portato sinora un maggior numero di colpi. Nel secondo round a suo favore c'è un atterramento anche dell'avversario. Buono il sinistro piazzato da Marinoni su Braida che attaccava. Marinoni al volto, continua a colpire col gancio sinistro Marinoni, mentre Braida insiste quando può col montante destro. Cerca di boxare in scioltezza
Braida. Di tanto in tanto riparte col montante destro Braida, ma vedete che Marinoni non lo molla un istante, gli è sempre addosso. Ancora Marinoni alle corde, Braida cerca di venire via, vedete, non lo lascia Marinoni, lo tiene sempre alle corde, lo costringe a stare sullo scambio, viene via poi Braida. Ma non riesce proprio a fermare l'azione di Marinoni, Braida. Sinistro ancora di Marinoni, costretto a indietreggiare ora Braida, serie di colpi messi a segno da Marinoni, è veramente incessante nella sua azione Marinoni, molto confuso, molto disordinato, ma comunque pericoloso, un'aggressività incredibile. Marinoni finisce il round. Grande ritmo da parte di Fabio Marinoni, grande determinazione, grande aggressività. Eccolo inquadrato Marinoni, e Braida non riesce proprio a boxare, lo vediamo stanchissimo, vedete Braida ha una difficoltà enorme, Braida, a controllare l'avversario, a contenerlo. È una box che comporta un grande dispendio di energie questa, vedete il destro di Marinoni che ha centrato il volto di Braida, ha sentito questo colpo Braida, Marinoni ha insistito nella sua azione, è andato a segno più volte, avete visto anche un montante sinistro di Marinoni, è molto disordinato sicuramente, ma comunque in qualche modo riesce Marinoni ad andare a segno e a fiaccare l'avversario. Questa è la sesta ed ultima ripresa. Dopo il verdetto daremo subito la linea allo studio. Avete visto un gesto di Marinoni che porta i guanti a protezione del volto e invitava l'avversario a colpirlo ai fianchi, un segno un po' di superiorità che vuole mostrare anche sul piano psicologico Marinoni. I pugili manifestano talvolta la loro aggressività anche con questi gesti, con questi atteggiamenti. Attacca sempre Marinoni, non si ferma mai, un suo sinistro al corpo è parso ora molto efficace. Spinge Braida mentre e Marinoni mentre Braida trattiene. Ultimi scambi del match, buona serie di colpi da parte di Braida, ma subito è scattata la reazione di Marinoni, spendono le ultime energie i due pugili, solleva le braccia
Marinoni è un gesto anche un po' incauto, perché l'avversario potrebbe colpirlo allo stomaco. Destro di Marinoni al volto, meno di mezzo minuto alla conclusione del match. Match che Marinoni si avvia a vincere per la gran mole di lavoro svolta, è sempre stato all'attacco. Buono questo destro di Braida. Sinistro dritto di Braida. E finisce il combattimento. Solleva le braccia Marinoni. La sua volontà, la sua determinazione, la sua voglia di vincere ci sembra abbiano avuto la meglio su Braida, che non è riuscito mai a fermare l'azione dell'avversario e ad imporre il suo pugilato. È sempre stato Marinoni a fare il match. Rivediamo qualche fase. Appena dato il verdetto, ripetiamo, daremo la linea a Roma. Vedete, ecco, avete visto come Marinoni in queste fasi rallentate, ripropostoci dalla regia, ha indicato a Braida di colpirlo allo stomaco. Gesto, ripetiamo, anche molto rischioso, che effettivamente lasciava la figura scoperta. Marinoni, Braida comunque non aveva la freschezza e la lucidità per approfittarne. Eccoci al verdetto. Vince ai punti Marinoni. Vince ai punti Marinoni. Questo è tutto da Spotorno. Amici sportivi, appuntamento a venerdì sera da Alatri per l'internazionale, il titolo internazionale che vedrà sul ring Campanella contro il russo Sinizin. Signore e signori, buonanotte da Spotorno. Adesso chiamerei sul ring il presidente della provincia. Altrimenti ci sarebbe stato l'automatico KO tecnico. Ma siamo già alla seconda ripresa. Inizio a sensazione con tre knockdown subiti dal campione del mondo, Joe Frazier, di fronte a George Foreman. Qui c'è Arthur Mercante che richiama Foreman e guardate i secondi di Foreman che protestano. La tempesta di colpi, ecco, vedete questo destro che colpisce quasi Frazier alla nuca. Frazier si era girato, sembrava